Buongiorno consigliere Ardita, noi adesso iniziamo questa piccola intervista per gli acesi che amano navigare liberamente per la rete. La prima cosa, il sindaco Nino Carozzo è al suo secondo mandato e tranne brevissima parentesi a decidere al governo da sempre le destre. Perché le forze di opposizione hanno così poca credibilità verso la maggioranza degli elettori? Io ritengo che non è una questione di credibilità, è un retaggio che ci portiamo ormai dietro da tantissimo tempo. Le forze di centrodestra da Cireale hanno avuto sempre una grandissima massa di voti e nel momento in cui il centrodestra si è diviso, se le forze di opposizione intelligentemente, è capitato nel 98, si mettessero insieme, lì possono dire qualcosa veramente di importante. Allora io dico, è vero, hanno governato il centrodestra per tantissimo tempo, i risultati sono questi, sono evidenti, sotto gli occhi di tutti, il problema è riuscire a trovare l'alternativa giusta. L'alternativa giusta in questo momento ad Acireale è un'opposizione che ormai è quella che è composta dal Partito Democratico e dal, a livello di gruppi consigliari, e dal Movimento per l'Autonomia. Io dico, cerchiamo di costruire insieme, ma non solo con questi gruppi, anche con quelli che non hanno rappresentanza in Consiglio Comunale, un'alternativa a questa destra che ha governato sicuramente male, e allora sì che possiamo dire la nostra. Ma se noi pensiamo di battere questa destra, questo centrodestra che governa la città da 15 anni da soli, io credo che sia una cosa impensabile. Ma secondo lei cos'è il voto di scambio? Esiste questa abitudine ad Acireale? Lei che ne pensa? Il voto di scambio è un'operazione strana. E tu dai qualcosa e in cambio chiedi il voto. Ecco, questa è la cosa più sbagliata che ci possa essere nel mondo, non della politica, perché non la giudico una componente della politica, la giudico come un pezzo distorto, brutto del potere. Ecco, perfetto. Lei per il suo ruolo di consigliere comunale si prevede una conoscenza del territorio. Cosa ci può dire in riferimento alle piccole imprese, negozi, che sofferenze hanno, che idea si è fatta sulla penetrazione mafiosa, pizzo, usura? Io penso che il commercio in questo momento è terribilmente fermo ad Acireale. Il problema che lei affronta relativamente al pizzo è sempre un qualcosa che è sopra le teste di questi commercianti. Non so se c'è quel salto di qualità per cui si arriva ad una collaborazione con le forze dell'ordine, vuol dire, sai, io sono vessato in questo momento non dallo Stato perché mi fa pagare le tasse, ma sono vessato da persone che pretendono da me dei soldi per difendermi, tra virgolette. Ecco, io non so se ci sarà mai qui ad Acireale questo salto di qualità per cui un commerciante faccia questo passo verso la giustizia, verso un mondo libero. Penso che ancora c'è questo genere di sistema qui ad Acireale. Credo che si sia attenuato, ma è una sensazione, proprio perché il livello commerciale è sceso così tanto che lei si accorge, passando per le nostre vie di Acireale, che sono di una desolazione completa i negozi. E lei sta dicendo che non c'è più niente da chiedere. Siccome non c'è più niente da chiedere, si arriva purtroppo ad una risposta analisi che tragica, analisi non è tragica e drammatica. Rispetto al livello di vivibilità, ad Acireale siamo proprio messi male. Traffico, spazi verdi, pulizia differenziata, pulizia delle coste, gli asili. Un territorio abbastanza povero dal punto di vista di questi servizi, di questi indici che disegnano le vivibilità. Il PD che proposte ha? Noi ad Acireale non abbiamo né il PUM e né il PUT. Dice, ma che cosa sono? Non sono nanetti. È il piano urbano del traffico e il piano urbano della mobilità, che purtroppo
ad Acireale non ci sono, non ci sono mai stati. Che cosa sono? Sono degli strumenti strategici per poter governare la viabilità e la vivibilità della nostra Acireale. Sì, sono strumenti, cose complicate. No, no, quelle Magari noi complicate. come gruppo dei consiglieri comunali di opposizione, magari non solo il PD, ma io adesso sono interessato a sapere la posizione del PD, non potete dire, scusate, ma sistemiamo uno spazio verde per far giocare i bambini? Questo, cioè chiedere, che ne so, quei 10.000 euro. Non potete fare questo per dire esistiamo, ci occupiamo delle persone, vi vogliamo un po' bene, ci pensiamo, perché sennò questi bambini buttati al centro com, una sta spianata di cemento. Intanto io dico che finalmente il Centrocom esiste e c'è e può essere usufruito dalle persone. Ma è triste, non è Non una è che è tristezza triste, è infinita, è la tristissimo, terza morte. è tristissimo. Però già esiste. Il problema dello spazio verde, noi lo abbiamo chiesto, l'abbiamo sempre chiesto, gli spazi verdi dove possono usufruire i bambini, di questo spazio per giocare, per divertirsi, per una Sì, un socializzazione. parco, c'è, cioè, presente i parchi, esistono Ma in tutto il scusi, mondo, ma anche in lei mi piccoli fa una paesi. C'è un domanda, lei mi parchettino, fa una una cosa. domanda che Ci io ritengo sono. valida, però di che cosa stiamo parlando quando la villa Belvedere, che è l'unico parco che abbiamo, è Ma distrutta? l'abbiamo capito, ma voi fate Ma qualcosa per l'abbiamo questo, cioè vi chiesto! arrabbiate, glielo dite, Io finanziamo sono 10.000 euro uno tra per quelli che viene criticato perché si arrabbia di più, purtroppo. Certe volte cerco di essere ancora più riflessivo, ma sono uno tra quelli che all'amministrazione gli dice sempre tutto in faccia perché ritengo che sia la cosa più giusta da fare. Consigliere Arvida, il fatto è che a volte quando la gente è scontenta di alcune cose, vota. Vota l'opposizione e vuole che l'opposizione poi di queste cose ne faccia, come dire, battaglie al Consiglio Comunale, nei vari ordini di competenza politica. Concordo. E quindi io mi chiedo, e vorrei che su questo concludessimo, come sta il PD ad Esciliano? Come si rivolge? Che cosa fa per i propri elettori, ma anche per tutti gli altri scontenti? Il PD è un grande partito a livello nazionale e anche qui ci sono state all'interno del partito dei confronti anche aspri all'interno del gruppo, all'interno del partito, ma è una questione di confronto e di dialogo all'interno di una forza politica. Questo io penso che possa essere solamente positivo, perché se noi riusciamo a confrontarci all'interno e poi uscire con una proposta unica all'esterno, io penso che sia la cosa più bella che ci possa essere. Ultimamente abbiamo fatto una manifestazione sulla scuola che ha messo insieme tutti, perché il problema esiste anche all'interno delle scuole accesi. Senti, ma anche per lei è meglio le belle donne che essere gay? No, questo glielo lascio dire al presidente Berlusconi, lui si assume la responsabilità, non credo che sia consono al ruolo che lui rappresenta in Italia e La all'estero. ringraziamo, consigliere Ardita, lei è stato veramente gentile perché ha dato la possibilità alla gente di interagire con un pezzo di politica. Grazie.